Pensione. Non ci andrò mai, non so nemmeno cos'è. Così Terence Hill ha risposto all'ultima domanda che Nadia Tofal gli ha fatto nel corso della puntata Dalla 500 alla 1 giovedì 26 aprile delle Iene Show. Qui il video in versione integrale, un dialogo lungo, intenso e a volte anche toccante, come in occasione del ricordo di Bud Spencer, e che ha ripercorso l'intera carriera del biondo attore che il prossimo anno sarà coinvolto nella realizzazione della nuova serie di Don Matteo, ormai molto vicino a festeggiare 70 anni di recitazione, anche perché ha iniziato giovanissimo. A parlare con Mario Girotti, il vero nome dell'attore, una toffa in grande spolvero e in netta ripresa rispetto ai suoi ultimi problemi di salute. L'età di Terence Hill. La toffa parte subito in quarta con le domande: quanti anni hai? Gli chiedo. 99, dice lui sorridendo. Quanti te ne senti? 9. E quanti te ne danno? 59. Anche Terence Hill viene, sapendo che Terence Hill ha spesso interpretato eroi del West che, in quanto ad alcol, non sono secondi a nessuno. Nadia chiede a Terence se lui abbia mai alzato il gomito. Non ho mai preso una sbronza, ammette lui. Ma ricorda, ho fumato un sigaro, però dopo sono svenuto, stavamo girando Dio perdona, io no. C'era una partita a carte, all'epoca si fumava molto il sigaro e c'era fumo dappertutto, e poi sono crollato e mi hanno portato in camerino, a letto. Il grande eroe ha fatto una figuraccia, rievoca l'attore. Terence Hill, le botte nella vita reale. Altro ingrediente cult dei suoi film erano le scazzottate. Ma il vero Terence Hill ne ha fatte? Gli chiede la toffa. Se ho mai fatto a cazzotti? Sì, a 6 anni. Era il 1945, mi hanno messo in una scuola e non parlavo ancora italiano. Mi chiamavano tedescaccio, mi sono stufato e ho preso a pugni questo ragazzo e gli ho fatto uscire il sangue dal naso, racconta l'interprete di Don Matteo. Che poi ricorda anche di aver preso qualche botta girando i suoi film, anche se non a causa dei pugni stavamo facendo, altrimenti ci arrabbiamo e ho preso una panca in testa, sono andato all'ospedale. 4 punti. Terence Hill, attore per soldi. Terence ormai è un veterano, la sua carriera è iniziata addirittura nei primi anni 50. Ho iniziato quando avevo 12 anni, recitai nel primo film di Dino Risi. Mi portò mia mamma. Era per questione di soldi. Ma lui, in realtà, avrebbe desiderato un altro futuro per sé invece che l'attore. Volevo fare il pilota. Terence Hill, Don Matteo, il cinepanettone Trinità, non è mai caduto da cavallo, il protagonista del suo ultimo film, Thomas, non cade dalla moto. Ma la toffa chiede a Hill se Don Matteo è mai caduto di bicicletta. Sì, ammette lui. Mi sono fatto male ma non ho detto niente a nessuno. Posto che, come dice lui stesso, non interpreterebbe mai né un camorrista né il Papa, Nadia a questo punto vuole sapere se Terence Hill farebbe invece un personaggio gay. Perché no? Risponde l'attore. Terence Hill confessa poi che l'idea di fare un cinepanettone lo trova disponibile, mi divertirebbe. Terence Hill e Bud Spencer. Infine è il momento di ricordare l'altra metà di Terence, cioè il grande Bud. Ed è giusto partire dal loro primo incontro, dall'inizio di tutto. Quindi Nadia Toffa fa la domanda fondamentale: quando vi siete conosciuti per la prima volta? Sul set di Dio perdona, io no, le dice Terence. Camminai verso un albero secco dove incontrai Bud. Il regista disse: dovete fare la scazzottata tra il gatto e il cane, i nomi dei personaggi del film, NDR. Questo è il mio primo incontro con Bud Spencer. Ci siamo detti due parole, ma questa scazzottata è stata una fortuna per me, per Bud e per tutti i nostri film seguenti, ammette Hill. Che prosegue poi: siamo diventati amici. Lui diceva: ogni anno, è come tornare a scuola. Non abbiamo mai litigato. A quel punto, la toffa gli chiede se ci sia qualcosa che non gli ha mai detto e che vorrebbe dirgli, se potesse. E Terence non si scompone: sì, gli direi mi sei simpatico. Non ci siamo mai detti ti voglio bene. Sai, tra uomini, eroi del Far West, queste parole non si usano. Ma, vuole sapere in chiusura Nadia, Terence Hill andrà mai in pensione?
La risposta non si fa attendere, no, non so nemmeno cos'è. Terence Hill è il quasi Don Matteo proposto a Mediaset in occasione di un'altra sua ospitata, questa volta a Stracult.